Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi vi faccio vedere con pochi soldi come è possibile modificare questo stereo della Punto Evo per riprodurre i nostri MP3 senza utilizzare il CD. Quindi io su eBay, in descrizione metterò il link, ho acquistato un kit. Questo kit prevede un cavo e questi ferretti che servono per tirare via lo stereo. Diversamente, uno stereo che può riprodurre MP3 con l'utilizzo di una chiavetta o un altro dispositivo costa circa sui 300 euro andando su internet. Questi sono i prezzi che ho visto io. Invece con questa modifica che ho speso davvero pochissimo è possibile riprodurre i nostri MP3 utilizzando uno smartphone, un tablet o qualsiasi dispositivo digitale, comunque come ho detto prima, spendendo davvero poco. Allora, cosa dobbiamo fare? Nel kit, come ho detto prima, escono questi ferri, quindi dobbiamo premere fino in fondo e fare diverse volte. Ecco qua, bisogna premere fino in fondo e tirare in questo modo. Lo stereo è uscito fuori, lo tiriamo, ok, piano, ecco qua, togliamo il cavo qui, allora qui sembra, vediamo, telefono muto aux, ah, ecco qua, effettivamente è riportato su uno schemino sopra lo stereo anche questo tipo di cavo, dove è possibile utilizzare una fonte esterna. Infatti qui mi dice che ci deve stare anche un ponticello affinché possa essere funzionante. Effettivamente tra il primo e il secondo c'è un ponte e poi c'è l'aux RL e l'aux, no, aux terra massa, quindi il centrale, il nero e la massa, positivo e positivo, canale sinistro e canale destro, quindi deve essere montato in questo verso qui. Forse ho sbagliato lato, se no mi si metteva a sinistra. Proviamo, va che male. Male che vada, si rompe. Decisamente. Funziona! Quindi, ok, proviamo. Ok. Allora, che riproduco qui? Così, mi sento proprio come in un wish, mamma mia, tesoro, ti auguro una buona giornata e tante belle cose, un bacio. E vai, funziona! Mi sento ti salano, ma ci sono da così, mi sento proprio come in un wish, mamma mia, tesoro, ti auguro una buona giornata e tante belle cose, un bacio. A posto, allora, non ci resta altro che, ecco, non l'avrei dovuto fare, ok, spegniamo lo stereo, ok. E passiamo il cavo dove meglio pensiamo che possa essere utile. Allora, la parte più difficile in verità è passare il cavo. Comunque, allora, riepiloghiamo. Questo cavo va sul lato sinistro, va da questo lato qui, non qui, con il verso della molletta verso sinistra. Ecco qui, è incastrato. E il cavo lo sono passato dentro. Per passare il cavo, per avere la possibilità di passarlo, ho dovuto staccare il filo dell'antenna. In questo modo sono portato lo stereo più fuori. Adesso rimettiamo il cavo dell'antenna. Ok, rimettiamo dentro. Oh. Ok, va benissimo. Questo cavo è abbastanza lungo, è un altro progetto che farò in futuro, non vi anticipo niente, ve lo mostrerò quando lo farò. Ok, accendiamo e rifacciamo la prova, colleghiamo il cavo
sembra che già stia funzionando. Ok, lanciamo. Madonna, stamattina mi sono attenta all'anno, ma sono uscita da così. Mi sento proprio come in un wish, mamma mia. Tesoro, ti auguro una buona giornata e tante belle cose. Un bacio. Madonna, stamattina mi sono attenta all'anno, ma sono uscita da così. Mi sento proprio come in un wish, mamma mia. Tesoro, ti auguro una buona giornata e tante belle cose. Un bacio. Ok. Una buona giornata a tutti, e dici.